Hola Gringos, salve a tutti e benvenuti ancora una volta su Mucchio TV. Io sono Luigi Future e come avevo annunciato da quel piccolo video, non sto a casa, non sto nel mio studio. In questo momento sono a Reggio Emilia e sono qui perché devo fare delle sostituzioni. E voi vi chiederete: ma che cosa fa VG a scuola? Che cosa insegna? Ebbene, signori, io sono un insegnante alle superiore di ITP, ovvero insegnante tecnico pratico, che è quell'insegnante che sta nei laboratori di informatica, di elettronica, di telecomunicazioni. Ecco, io faccio questa cosa qua. Ma volevo un attimino riassumere della mia situazione qui a Reggio Emilia. Allora, io in un primo momento, quando sono arrivato qui, o meglio, quando ho avuto la chiamata, è stata una cosa abbastanza repentina, perché quando ti chiamano tu devi essere disponibile nell'arco di 24-48 ore al massimo, quindi voi capite bene che ho dovuto ficcare tutto nella valigia e partire. E infatti così è stato un viaggio pure abbastanza duro, perché sono stato ben 7 ore di macchina, perché sono venuto qui con l'automobile, con la mia automobile, 7 ore di macchina. E dopo che sono arrivato, per fortuna, qui nel comune di Reggio Emilia c'è un mio parente, un mio cugino che già è insegnante, ovviamente non della mia materia, e quindi mi ha dato ospitalità per qualche giorno, almeno fin quando non mi sono poi sistemato. In questo momento mi trovo in un bed and breakfast e sicuramente non è una soluzione definitiva. Sono qui perché diciamo, il contratto per fare questa sostituzione scadrà il 29 di ottobre. E voi direte: ah, Vegì, ma allora sono pochi giorni. Sicuramente, ragazzi, sono pochi giorni, però io ho una cattedra addirittura completa di tutte le ore, quindi pure un insegnante che è di ruolo ha le stesse ore mie. L'unica problematica mia è che è su due scuole. Ora, io quando andavo a scuola c'era il registro normale, no? Quello cartaceo. Invece il registro cartaceo non esiste più, ora c'è il registro elettronico. Quindi ogni professore ha il suo account dove riceve le comunicazioni, dove può firmare le presenze, le note, i colloqui con i genitori, eccetera, 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 eccetera. E visto che io sono su due scuole, ne ho due, quindi uno sulla prima scuola e un altro sulla seconda scuola, che stanno pure abbastanza distanti l'una dall'altra. Io ora devo capire se questa persona, che non viene praticamente dall'inizio dell'anno scolastico, continua a non venire, perché la scuola non ne sa nulla. Io ho provato a chiedere alla segreteria, ho provato a chiamarlo pure davanti a me, però questa persona non si fa sentire. Ora, perché a me interessa sapere? Non tanto per il fatto che mi interessa per forza rimanere, ma almeno vorrei saperlo, perché ragazzi, io qui non ho una casa, sto in questo bed and breakfast, e quindi se non so se questa persona mi riconferma o meno, io la devo trovare un'altra sistemazione, perché bed and breakfast di certo non è una sistemazione che può essere per sempre. Uno, perché costa, e due, perché comunque ci stanno pure altre persone che vengono, che vanno, cioè non è proprio il massimo. Per quanto questo luogo dove sto è comodissimo, vedete lì, mi sono portato pure la mia PlayStation 4 Pro e qui ho pure la connessione, quindi ieri sera già ho fatto una partitella con altri ragazzi. Sicuramente è stato divertente, ma io ho bisogno di uno spazio proprio tutto mio, se so che posso rimanere. Ora, questo è, diciamo, il mio cruccio, sperando che questa persona faccia sapere qualcosa, altrimenti mi dovrò, diciamo, armare di pazienza e sperare che trovo una casa, insomma, dove poter stare, dove poter fare tutte le mie cose, e continuare quindi questa avventura senza problema alcuno, ma questo lo sapremo nel futuro. Per il resto, ragazzuoli, io vi ringrazio dei tanti messaggi che mi avete mandato di stima,
di fiducia che mi avete mandato. Molti su Instagram, alcuni hanno scritto pure stesso sotto il piccolo video che ho fatto, quello là tipo stile stories di Instagram. E niente, mi sentivo di fare questo piccolo vloggettino per aggiornarvi della mia situazione. Quindi al momento sto bene, però potrei stare meglio. Ok? Ci sentiamo presto, vi abbraccio tutti in gamba e ci vediamo prossimamente. Ciao!